consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Mi chiamo Dennis di Any Fitness Program. Oggi parliamo di stile di vita, come si comporta, perché facciamo palestra, anche quella che ha creato la pandemia, tutte le persone che magari con la pandemia non riescono di andare in palestra perché tutte le palestre sono state chiuse per 8-9 mesi, ma ora che anche siamo sempre dentro, però piano piano le persone stanno iniziando a capire cos'è lo sport, soprattutto i ragazzi e ragazzi piccoli che magari erano a casa chiusi, non potevamo uscire. Ora vedi tutti stanno iniziando a capire cos'è veramente lo sport, come uno stile di vita. Non lo devono fare per lo sforzo, ma lo stanno facendo perché sa che una cosa che fa stare bene fisicamente e mentalmente, io sono felice. Anche se ancora siamo sempre dentro una pandemia che ancora non sa quando finirà, ma le persone le stanno prendendo come una cosa leggera, un stile normale come tutte le altre cose. Sono Greta, mi affido un attimo a quello che ha già detto Dennis. È bastato il lockdown per vedere tante persone ammalarsi sia fisicamente che mentalmente, solo con l'aumento del peso. Oggi dobbiamo riabituare il nostro corpo a un nuovo stile di vita, avendo benefici attraverso l'attività fisica e entrando nell'ottica che deve essere uno stile di vita, come per esempio andarsi a prendere il caffè ogni mattina al bar. Lo stile di vita è uguale per tutti, grandi, piccini e anziani. I bambini, per esempio, bisogna abituarli fin da piccoli a fare sport e a mangiare bene. Noi adulti non dobbiamo mai fare una dieta senza l'allenamento e un allenamento senza una dieta. Bisogna sempre andare da professionisti e mai fare diete a casaccio. Gli anziani, fare movimento delle lunghe passeggiate o fare ginnastica dolce e mangiare bene, quello è importante per una qualità di vita migliore. Altri due. Sono serio oggi. Perché sempre più gruppi di adolescenti apprezzano lo sport e anziché stare in giro per strada ad annoiarsi e magari prendere brutte abitudini, la palestra è diventata anche un luogo di incontro. Abbiate sempre cura del vostro corpo e anche della mente. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Thank you.
facendo lo squalzumo per lavorare interno posto a corpo libero, 5 secondi di isometria. Mi raccomando, lentamente, diamo sempre 5 secondi di isometria giù. Esercizio corpo libero che ti fa lavorare interno col peso, che lo possono fare tutti, ma riesci di aprire le gambe giuste per fare il movimento correttamente. Allora, stiamo facendo esercizi dorsali a corpo libero senza pesi, che questo si possono fare tutto, basta che tu fai un concentramento di allargare le gambe aggiungendo 60 cm, concentra l'addome bene, l'addome deve essere concentrato perché sennò ti fa male la schiena, e poi destra, sinistra, contare fino a 20, è molto ottimo, ti fa lavorare pure l'addome e ti fa rinforzare pure i muscoli lombari. E poi vi faccio vedere quelli avanzati che si possono fare con manubri, ma abbastanza pesante, deve essere allenato, riesci a farlo bene, perché se sei uno che hai iniziato la palestra da poco non lo puoi fare subito, devi fare un po' di tempo, livello di flessibilità, di avere un equilibrio pure correttamente, perché se non hai un equilibrio basta che tu fai uno o due già per l'equilibrio, deve essere, diciamo che deve essere allenato, riesci a farlo correttamente, ok? Allora, questo è un metodo avanzato che sembra a corpo libero, però si fa con manubri che lavora un po' di più, ok? Si può aggiungere i mountain climber davanti, si può aggiungere mountain cross, rimani fermo di nuovo qua, posizione di partenza, braccio sinistro, braccio destro, mountain climber davanti, 1, 2, cross laterali. Ok, stiamo facendo ora un metodo di cross training come body weight, sempre a corpo libero, però molto avanzato, che stiamo facendo un esercizio di burpees, che si può fare in maniera classica. Scendi, queste si possono fare tutto, è abbastanza facile. Medio avanzato, col petto giù, gomiti piegati così, alza, ok, questa avanzato, advanced training, cross training, uno, e alza, ok, si possono fare pure con un manubri magari un po' più pesante, perché le sto facendo con 5 kg, ma si può fare anche con un peso maggiore, sto facendo con un braccio destro, e slancio. Questo è un corso di cross training che si fa martedì, giovedì, ma con le ragazze che sono ragazze si possono fare tutti, ma sono un po' più avanzato come allenamento, devi essere abbastanza allenato, perché vedi che già mi sto sentendo, perché sono esercizi che è molto intenso, che in 30-40 minuti le pause sono in 20-30 secondi, se non sei allenata non ci puoi arrivare. Però in palestra ci sono tanti tipi di metodi che puoi fare per iniziare, anche se non hai mai fatto palestra, noi ti guidiamo in maniera corretta dove tu puoi arrivare, di fare le cose che tu pensassi non li facessi mai, perché il mio obiettivo è questo.
perché tante persone che vengono in palestra, diciamo 80-70%, non sono mai fatte palestra, ora riescono di correre sul tappeto che non hanno mai fatto, riescono di fare un squat in maniera corretta che non l'hanno mai fatto, riescono di muoverti proprio in maniera corretta che magari loro pensavano non te lo facessi mai, ma ora vedete tutti che stanno in maniera corretta, e questo è il mio obiettivo. Perché non come bodybuilding, noi qua non ti alleniamo per essere 200 kg o 300 kg, chi è più magro e chi è più grossa, non facciamo questo tipo di sfide, ti alleniamo soprattutto per stare bene, per fare l'esercizio correttamente. Per questo il nostro programma si chiama fitness program, perché ogni persona che arriva lo dobbiamo iniziare sempre in maniera corretta, senza che arriva e ti fanno fare le cose che tu, il tuo corpo, l'età, gli stili di vita che hai, non ci riesci, già fai una settimana, due settimane non vieni più. Uno, due, rimani giù, 3-4 secondi, ok? Tutte le età possono allenarci. Qua, se hai 10 anni, chi ha 60 anni, hai sempre dove puoi iniziare di avere un stile di vita correttamente, soprattutto l'esercizio. No, perché io sono grande, non riesco a fare niente in palestra. Questa non sono d'accordo, perché in palestra ci sono tanti tipi di attività dove tu puoi iniziare, anche se hai 70-80 anni. Sei piccola, hai 10 anni, 12 anni, ci sono tanti tipi di attività dove noi ti seguiamo bene, capito? Che tu puoi iniziare, anche e soprattutto ragazzi piccoli, di 10-12 anni, già sono abbastanza obesità, che lo sappiamo tutti. È molto ora importante l'essere di vita che abbiamo ora, di iniziare subito di fare l'attività fisica, ma non solo la palestra, ma siccome la palestra è una cosa fondamentale dove il corpo inizia a crescere in maniera correttamente, ma si possono fare tanti tipi di attività come calcio, come pallavolo, sono sport che ti porta sempre di crescere in maniera corretta, ma la palestra è una cosa fondamentale, se vuoi crescere in maniera a livello fisico, esteticamente e fisicamente, di avere un corpo molto concentrato, dinamico, tonico, la palestra per questo è fondamentale. Sono un maestro di ballo, un tecnico federale della Federazione Italiana di Danza Sportiva, faccio questo sport, insegno questo sport da quasi 21 anni e io faccio questa danza sportiva che da prima era poco conosciuta, adesso è molto molto conosciuta e la faccio da quasi 30 anni, essendo anche abbastanza giovane, ho cominciato veramente da piccolissimo. Allora, la danza sportiva è una danza riconosciuta in tutto il mondo, si chiamano le danze internazionali, sono danze latine e danze standard, sono 10 balli, 5 balli, le danze latine che sono samba, cha-cha-cha, rumba, basso e jive, e le danze standard sono valzer lento, tango, viennese, slow foxtrot e quickstep. Allora, vi spiego, la danza sportiva è una danza che va per tutte le età, dai bambini fino ad adulti. Come vedete dietro di me ci sono due coppie di senior che vanno dalla categoria dai 35 in poi. È una danza che fa benissimo, anche perché comunque è definita sportiva, quindi fare attività, e la possono veramente fare fino a tarda età, fino a 70 e oltre. La danza sportiva ha una grandissima capacità, come qualunque altra attività sportiva, di fare del bene, non solo a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, dopo comunque quello che abbiamo passato un po' tutti con il Covid. Io sono felicissimo di insegnarlo qua nella struttura bellissima di Dembis. E un caro saluto e ci vediamo. Oh,
Saima, sto chiamarei? Push! Boxo? Boxo chiamè? Si andrei? Push! Otto cani direi push! Si andrei! Siamo partiti da Caltanissetta, abbiamo attraversato lo stretto di Messina e siamo arrivati fino a Catanzaro. Poi il giorno seguente siamo andati al palazzetto dello sport e abbiamo lì iniziato alle 11 a combattere. La mia categoria era 10-11 anni. E la tua? E la mia è la 6-7 anni. Si sono classificati loro due primi nella propria categoria. Quindi sono campioni europei di questa disciplina del Kyokushinkai lì a Catanzaro. Okay, nella categoria piccoli, naturalmente, juniors. Gli avversari erano forti, il primo l'ho battuto tanto facilmente, ma l'ultimo me la sono sudata. Continuate, alzate la testa! In realtà è nata dal fatto che io facevo un altro sport e mi ero stancato. Un mio amico allora mi ha detto: ah, ti va di venire a fare provare il karate? Ho detto perché no? Da sempre, un po' da piccolo, ero rimasto affascinato da questa disciplina. Allora ho fatto una prova e mi sono veramente appassionato e quindi adesso continuo dopo 3 anni, nonostante anche la pandemia. E ho continuato ad allenarmi piuttosto costantemente. L'unica cosa che posso dire è che è una tecnica di autodifesa a mano libera. Non è uno sport molto violento, anche se il Kyokushinkai è stato inventato proprio per questo in confronto a tutti gli altri modelli di karate. E l'uso della mano può essere sottovalutato per alcuni e, o preferiscono usare un qualcosa, un oggetto, però secondo me, il mio parere è che nella giusta tecnica si può trovare la giusta forza. La passione sì, è stupenda, la continuo da 5 anni. Gli anni in cui pratico questo sport è per me uno sport bellissimo perché ce l'ho nel sangue, perciò ogni cosa che faccio lo faccio come si deve e ogni volta che vengo in palestra insomma non sono mai scontento, non sono mai triste, perciò sono pronto e sono deciso su quello che faccio. Come esperienza diciamo che mi è piaciuta molto, io a differenza dei miei compagni non ho portato il combattimento, ma il kata, che sarebbe una sorta di combattimento diciamo immaginario con un avversario che non c'è. E abbiamo fatto appunto questo kata, eravamo in 3 categorie femminili, quindi una ragazza con un'altra ragazza, sempre alla mia età e cintura, quindi è molto simile. È stata una bella esperienza questa qua, dopo 6 anni di fare di Kyokushin finalmente sono riuscito a fare il mio primo kumite. È stata una bella esperienza perché ho trovato anche un avversario molto valido, era un ragazzo di Londra molto forte, è stato un bel combattimento. Del resto ringrazio tutti i miei compagni che hanno sostenuto, il mio maestro Riccardo Villa e anche il mio istruttore di Jiu-Jitsu Angelo Masapolli che mi ha dato una mano per quanto riguarda la preparazione per il fiato, mi ha dato una mano. Alla gara europea di Calabria e sono arrivato al terzo posto e sono molto fiero del mio risultato. Sono il maestro Cancio Riccardo Villa, abbiamo ottenuto naturalmente con 9 atleti a Catanzaro, al campionato europeo Kyokushinkai, con 9 atleti abbiamo preso 7 medaglie oro,
3 argento e 2 bronzo. Sono ottimi risultati naturalmente con molti sacrifici che i ragazzi hanno fatto in palestra. La nostra disciplina, il Kyokushinkai, è karate da contatto. Il maestro Oyama ha fondato questo stile, il Kyokushinkai, per fare il karate da contatto. Io lo pratico già da 50 anni, sono settimo dan, sono tra i primi in Italia a fare il Kyokushinkai e il primo in Sicilia a portare il Kyokushinkai nel 1980, aprendo la palestra alla Jesse Owens Regina Pacis, 1980. Quindi il Kyokushinkai è una storia ormai diventata in Italia, ci sono tantissimi adesso dojo, anche di altre federazioni, e naturalmente ci facciamo questi campionati unendoci tra di noi per fare buoni risultati. La palestra qui, e noi pratichiamo il Kyokushinkai a pieno contatto, naturalmente con i più grandi, i bambini con le protezioni fanno sempre un light contact, un semi contact, e quindi si abituano anche al contatto pieno, perché è molto importante, non che i ragazzi attualmente lo fanno fuori, perché assolutamente la disciplina lo vieta e loro sanno che non possono usarlo. Naturalmente serve soltanto a tenerli sicuri e senza tanti problemi di affrontare qualche inconveniente. Questa qua è la cosa principale che noi cerchiamo di portare avanti. Questo è il mondo dello sport, allenare, stare bene mentalmente e fisicamente. Ora, arrivato l'estate, il corpo si risveglia, più che ti alleni, più ottieni risultati, molto più facile, perché l'inverno è un po' più difficile, anche se lo sport serve sempre, sia l'estate che l'inverno, ma soprattutto ora, adesso, è molto più facile per chi vuole ottenere più risultati velocemente, sia di dimagrire, sia di tonificare. Vi aspettiamo con questo mondo. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.